Buongiorno. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento in diretta di Oggi Insieme. Siamo a inizio settimana, in questo lunedì 2 ottobre, finalmente è arrivato il giorno in cui potremo dedicare la nostra giornata, il nostro tempo in preghiera, perché in questa giornata, come molti di voi oramai già sanno da tanto tempo, lo facciamo, sono diversi mesi, abbiamo la staffetta di preghiera, esatto. Marianna, quindi oggi sarà una giornata particolare qui a Parole di Vita, perché avremo la possibilità di stare molto tempo alla presenza del Signore, pregare il Signore e in questo tempo chiedere e vedere la sua faccia. Noi siamo persuasi, convinti che Dio benedirà la vostra vita se prendete anche voi in seria considerazione il tempo della preghiera. Grazie a Dio per questa possibilità che ci concede, ma grazie a Dio anche per la possibilità di avervi in diretta al mattino insieme a noi. E vogliamo brevemente annunciare e avvisare i nostri amici che ci seguono dai social, come voi stessi ci avete fatto notare. Purtroppo i social, forse sapete, sono governati da algoritmi, quindi da sistemi numerici di intelligenza artificiale, possiamo oramai chiamarla in questo modo, la quale a seconda dei gusti dell'utente mette in evidenza o non mette in evidenza, oppure, per esempio, le dirette può che facciamo. Capitare che nel nostro caso ci siano delle dirette precedenti che arrestano poi il segnale, l'organico, l'avviso, e molti di voi avete scritto dicendo non arriva più la notifica, per esempio, facciamo l'esempio di Facebook, della diretta di Oggi Insieme. Allora noi abbiamo pensato di condividerla in modo che se non ricevono la notifica, esatto, da Facebook, la possono ricevere da noi. E a tal proposito vogliamo chiedere il vostro aiuto, quindi aiutateci a condividere, perché purtroppo, perché prima c'è un'altra diretta, subito prima non c'è la notifica di Oggi Insieme anche quindi, a YouTube non arrivano più, esatto, come prima. Probabilmente c'è qualche fase, diciamo, sì, momentanea di passaggio di aggiornamenti, sì, eccetera. Intanto però noi possiamo tranquillamente risolvere questo problema condividendo. Se noi, sì, condividiamo sui social la nostra diretta, la nostra insieme diretta di Oggi Insieme, potremmo così arrivare a quanti forse si aspettavano la notifica, non la stanno più ricevendo, esatto, e non si collegano più. Infatti poi ci arrivano messaggi: un perché non fate messaggi più il programma del mattino? In realtà lo facciamo, e che non comparendo la notifica forse non ci segue. E a tale proposito, un piccolo sforzo da parte di tutti, riusciamo in qualche modo ad arrivare a un numero maggiore, ad un numero maggiore di persone che stanno aspettando di passare un tempo in preghiera davanti, amen, al Signore. Importante. E meditando insieme, che in realtà è quello che facciamo al mattino, il versetto proposto dal calendario di Parole di Vita, Marianna. Quindi meraviglioso, preghiamo, momento. Preghiamo subito, così recuperiamo il amen, tempo. Amen. Prego. Io? Padre, noi ti ringraziamo per questo nuovo giorno di vita che ci hai dato. Grazie, perché sappiamo, Signore, che ogni giorno è buono se speso alla tua presenza. Amen. Anche se nella nostra vita si presentano delle battaglie, delle difficoltà, ma noi, Signore, vogliamo arrenderci a te completamente, sapendo che tu sei il nostro scudo, Signore, che tu sei dalla nostra parte. Abbiamo bisogno ancora di te, Signore, stamattina, come tutti i giorni, abbiamo fame della tua parola. Dacci, amen, dei consigli, illuminaci, Signore, in base ai bisogni di quelli che ci stanno seguendo. Amen. Signore, personalizza, amen, tu la parola per ogni cuore, perché tu, amen, lo fai ogni giorno. Questo è il miracolo meraviglioso della parola tua vivente, amen, che arriva ai cuori e risponde ad ogni singola richiesta. Ti preghiamo, Signore, di togliere dalla nostra mente ogni pensiero che non ti appartiene, che voglia disturbare. Noi in questo momento leghiamo, Signore, ogni pensiero che possa disturbare, Signore, ma vogliamo essere liberi davanti a te di ricevere. Padre, grazie perché tu lo fai, ti chiediamo ancora di nascondere questi strumenti, Signore, di usarti di noi, amen, amen, e che la tua parola fluisca liberamente attraverso di noi per ogni cuore, nel, sì, nome, Gesù, di Gesù, che sia amato e benedetto in eterno. Amen, amen, amen. Alleluia. Grazie, alleluia, Signore. Bene, oggi siamo in Secondo Cronache 20:12. Sì. Per la mia vita è un segno, Michele, perché questo Secondo Cronache 20 in particolare, capitolo 20, mi ha parlato in un momento molto particolare della mia vita, e sono sicura che l'ha fatto anche nella vita di tanti che ci seguono. Il versetto e che lo farà anche stamattina, e che lo farà anche stamattina. Quindi aprite bene, vediamo, le orecchie, apriamo bene le orecchie alla parola del Signore. E alleluia, dice così: Dio nostro, non vorrai giudicarli? Poiché noi siamo senza forza di fronte a questa grande moltitudine che avanza contro di noi, ma noi non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri
sono su di te. Amen. Alleluia. Alleluia. Che meraviglioso Alleluia. Questa confidanza in Dio. Alleluia. Era un popolo che era impaurito, era proprio prigioniero della paura. Infatti dicevano: Signore, non sappiamo che fare. Se voi leggete tutto il capitolo 20, vi rendete conto che questo popolo sta praticamente andando in battaglia contro una moltitudine di persone, e il popolo impaurito prega e invoca il Signore. Ed è meraviglioso, perché loro dicono: noi siamo senza forze. Quindi questo è il primo passaggio che ogni credente che sta in difficoltà deve fare: rendersi conto che con le proprie forze non può fare nulla. Se noi rinunciamo alle nostre forze, se noi ci rendiamo conto che le nostre forze non sono abbastanza per affrontare i problemi della vita, allora noi a quel punto realmente possiamo dire: gli occhi miei sono su Dio, perché Egli ci libererà, Egli ci aiuterà. È molto bello questo capitolo, perché se andate a leggere, a un certo punto grandi e piccoli incominciano a digiunare. Incominciano a digiunare e si prostrano davanti al Signore, invocano il Signore, l'aiuto del Signore, e poi vediamo che a un certo punto il Signore convoca il popolo e dice: questa battaglia, al versetto 17, questa battaglia non sarete voi a combatterla, però c'è un particolare, dice: presentatevi, tenetevi fermi, punto 2, e vedrete la liberazione. Quindi notate, c'è: presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temere e non vi sgomentate, domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. Quindi ci sono questi passaggi molto importanti che il Signore chiede di fare. Le nostre battaglie sono già vinte in Cristo. Amen. Egli combatte per noi. Alleluia. Infatti gli dice: questa battaglia non è vostra. Quanti sono i tuoi nemici oggi? C'è forse un nemico che ti sta correndo dietro da molto tempo, forse sono anche numerosi. Se vogliamo per esempio ricordare Absalom, quante persone ha affiancato a sé con il suo modo di parlare, e le ha spinte tutte verso il re Davide, no? E quindi vediamo che con il suo saper parlare si è attorniato di tante persone che sono andate contro a lui. E forse stamattina, proprio come questo popolo, come Gerusalemme, tu stai impaurito perché c'è una folla di nemici che ti corre dietro, ma il Signore ti risponde e dice: questa battaglia non è tua, questa Alleluia. Battaglia è mia. Amen. Però tu Alleluia. Ti devi presentare. Alleluia. Noi non dobbiamo essere codardi, noi ci dobbiamo presentare alla battaglia, tenerci fermi nei sentimenti. Amen. E quali sono i nostri sentimenti? Amen. Noi abbiamo creduto che Cristo è morto per noi, e non solo, che è dalla nostra parte, che Lui ci difende, che Lui è la nostra giustizia, che Lui combatte per noi le nostre Alleluia. Battaglie. Amen. Che Lui sconfiggerà tutti i nostri nemici. Quindi fermi nei sentimenti. Amen. Che cosa Amen. Hai creduto stamattina? Grazie, che Signore. Cosa ti ha detto Alleluia. Il Signore? Hai creduto a quella parola? Rimani fermo nei tuoi Alleluia. sentimenti. Quindi presentati alla tua battaglia, rimani fermo nei sentimenti, e gli occhi tuoi vedranno la liberazione. Non ti far spaventare dal nemico. Lui, più di fare lo sbruffone con Amen. Le bugie, no Michele? Più di fare lo sbruffone attorniandosi di persone, usando le persone, tutti quelli che purtroppo non sono servi di Dio sono servi di Satana, e diventano a volte un esercito contro di noi. E a volte noi serviamo il Signore e ci spaventa l'idea che ci sono tanti nemici, perché pensiamo che perché stiamo servendo il Signore noi siamo al sicuro, ma è l'esatto contrario. Perché quando noi serviamo il Signore e tiriamo delle anime dall'inferno e stiamo facendo quello che Dio ci ha chiesto di fare, allora anche l'inferno si raduna e si mette insieme per capire cosa deve fare per venire contro di noi. Quindi se anche un esercito sta venendo contro te stamattina, fidati del Signore, presentati alla battaglia, resta fermo nei tuoi sentimenti e gli occhi tuoi vedranno. E c'è una strategia straordinaria che il Signore dà a questo popolo. Non dice: mi raccomando, prendete le armi più affilate che avete. Non dice: mi raccomando, portate i cannoni. Non dice, ora soprafrasando, dicendo spade, i cannoni, spade, cavalli, scudi. Non dice questo, dice: presentatevi con delle persone, Alleluia. Con dei cantori che Alleluia. Vadano a testa Grazie del popolo. Signore. E appena il popolo incominciò a marciare contro il suo nemico e iniziarono i canti, ecco che Dio stesso crea un'imboscata contro il nemico e vengono tutti distrutti. Hanno solo cantato. Quindi tante volte il Signore chiede a me e a te: canta.
Onora il Signore, canta il Signore, adoralo, anche quando le cose non vanno per il verso giusto, anche quando il nemico ce la sta mettendo tutta per distruggerti. Forse il nemico proprio ieri ti ha detto: io ti distruggerò, e noi nel nome di Gesù vogliamo legare quel nemico che sta venendo contro di noi. Nel nome di Gesù vogliamo decretare la nostra vittoria, nel nome di Gesù vogliamo far indietreggiare il male. Noi non siamo un popolo pauroso, noi abbiamo uno spirito di forza e non di paura. Quindi se anche il nemico sta venendo contro di te, lo Spirito Santo stamattina ti vuole dire: forza, coraggio, alzati. Non è il momento di abbassare la testa e di metterti a piangere, è il momento di combattere, e tu sei chiamato a combattere, perché Dio ti ha equipaggiata. E se il Signore ti ha equipaggiato, sicuramente non l'ha fatto per farti nascondere, ma è per farti combattere. Ma canta le tue lodi, che sia un canto profetico, e noi vogliamo cantare: la vittoria è nostra nel nome di Gesù. Anche se vediamo ancora il nemico che avanza verso di noi, noi sappiamo che Dio stesso nella nostra lode, dove Lui dimora, perché la parola lo dice, Lui dimora nella lode del suo popolo. Mentre noi lo lodiamo, il Signore sconfigge i nostri nemici. Quindi qual è il tuo nemico? La malattia? Il tuo nemico qual è? Qualcuno che ti sta venendo contro con la cattiveria? Qualcuno che è violento? Qual è il tuo problema, il tuo nemico? Forse è qualcuno che sta cercando di maledirti? O forse è qualcuno che sta facendo maldicenza sulla tua vita? Qual è il tuo problema? Mettilo davanti a Dio e vedrai. Vedrai, gli occhi tuoi vedranno la liberazione che viene dal Signore. Alleluia, gloria al nome del Signore. Colui che ha vinto già questa battaglia ci sta spingendo questa mattina ad avere una posizione chiara. Ed è glorioso scoprire che anche questi uomini si rivolgono al Signore dicendo: una grande moltitudine. Alleluia. Quando ti capitano tutte le situazioni insieme, ti è capitato qualche volta probabilmente, forse per questa mattina ti sei svegliato e hai detto: tutte le cose insieme mi stanno succedendo, adesso è questo e adesso è questo e ancora un altro guaio e ancora un'altra situazione. Ebbene, questa è la posizione in cui forse proprio questa mattina devi dichiarare anche tu: adesso tutti questi nemici sono una grande moltitudine per la mia vita, non importa dove ho sbagliato, che cosa è accaduto, perché sono arrivato a questo punto, non importa che cosa è successo nella mia vita negli anni passati affinché io adesso possa vivere questa grande situazione di disagio, di assedio, perché i nemici sono tutti intorno a me, non importa. Questa mattina lo Spirito Santo vuole farti aprire gli occhi, perché adesso tu devi vedere le schiere dei santi, gli angeli che il Signore sta mandando e sta accampando intorno a te, sono molto più numerosi di questi che ti vogliono uccidere. Questa mattina dichiara insieme a noi: Signore, Tu hai già vinto sulla mia vita, Tu hai già vinto su questa situazione, Signore, Tu hai già vinto sui nemici e sulle forze del nemico che mi vogliono vedere morto, perché questa è l'intenzione del nemico, ci vuole vedere morti di fronte ad una situazione che oramai è incalzante. Basta, ora in questo momento io non sono un uomo normale, tu non sei un uomo o una donna normale, noi non siamo persone normali, noi siamo il popolo di Dio. Alleluia. Che appartiene a colui che ha già vinto, perché egli ha vinto. Grazie, ha vinto già sulla tua situazione. È necessario, tante volte approfittiamo di questo momento di grande assedio. Come, alleluia, fratello Michele, il pastore ci stai dicendo che dobbiamo approfittare di questo momento, dobbiamo approfittare perché in questo momento Dio si può manifestare nella tua vita e può dire le indicazioni in modo chiaro. Tu ascolterai in questo momento la parola e la voce di Dio come forse non avresti mai ascoltato prima. Se ci stai seguendo forse nel bel mezzo di una prova e sei assediato da tante notizie, ci scrivete, ci state scrivendo tante notizie che stanno assediando la vostra vita, e quasi come inermi vi sentite al centro aspettando che capiti la prossima cosa per subirne i colpi. Ferma, non è questo l'atteggiamento che devi avere. Devi dichiarare la vittoria nel nome prezioso di Gesù, che non è un fatto mentale, che non è un fatto legato ad una specie di autoricarica psicologica. Assolutamente no. Se tu invochi colui che ha già vinto nella situazione, nel male che il nemico vuole fare alla tua vita, capirai e comprenderai che tu hai una posizione nel regno di Dio, e questa posizione è la posizione dei figli, di coloro che godono l'intervento del Padre, di coloro che arrivano con la parola dello Spirito e stracciano e tagliano e tranciano tutte le catene e gli attacchi del nemico. Dobbiamo indossare, alleluia, la completa armatura. Questa mattina siamo
incapaci di farlo, lo possiamo fare soltanto perché lo Spirito Santo vuole abitare in noi, e lo Spirito Santo in questo momento è esattamente quello che viene ad abitare in te se tu invochi il Signore, se tu apri il tuo cuore, dici: Signore, come diceva Marianna, vogliamo invocare il nome del Signore, vogliamo adorarlo, lodarlo e consentire attraverso la lode di venire ad albergare nella nostra vita. Quando lo Spirito Santo vive in te, alleluia, tu hai l'autorità nel nome di Gesù di scacciare i demoni intorno a te nell'aria. Tutto quello che sta avvenendo intorno a te tu lo puoi scacciare via con lo scudo della fede, tu lo puoi fartelo scivolare addosso con la corazza della giustizia che viene dalla giustificazione in Cristo Gesù dei tuoi peccati. Tu non puoi essere giusto se non indossi questa corazza che è fatta dell'opera perfetta di Cristo in croce per te, che ha pagato. Tu puoi indossare l'elmo della salvezza che ti rende salvo oggi, questa mattina. Tu puoi vincere grazie all'intervento dello Spirito Santo nella tua vita, che non è assolutamente una armatura organizzata forse da una denominazione oppure da una chiesa o da un gruppo di persone che magari ti ha detto che devi fare in questo modo. Assolutamente no, non puoi indossare l'armatura di un altro, rischieresti di essere schiacciato, esattamente come fece Davide con l'armatura di Saul. Dici: non mi appartiene, non sono abituato, non è una cosa per me, io voglio Gesù perché lui ha vinto sulla mia situazione, io non voglio una religione, io voglio Gesù che ha già vinto sul mio problema, ha già vinto sulla mia malattia che incalza e che tutti stanno osservando come essere la malattia che forse vuole portare la morte. Io ho vinto già in colui che mi fortifica, lo Spirito di Dio è in me, sta prendendo, alleluia, il comando della mia vita, e come diceva ieri il pastore, automaticamente io sentirò il bisogno di morire e di far camminare, di far muovere lui attraverso di me. Io non ho bisogno di rinunciare, ho bisogno di morire in Dio, alleluia. Ed egli opererà attraverso lo Spirito Santo e vedrai grandi cose. Forse tu potrai renderti conto delle grandi cose che Dio farà, ma non importa, l'importante è che in questo momento tu ricevi la vittoria, alleluia, su questa battaglia, su questa circostanza che ti sta atterrando. Nel nome di Gesù hai già vinto, dichiara con le tue parole, canta, innalza una lode al Signore, ricevi da parte del Signore tutta quanta l'indicazione per muoverti. Non c'è bisogno, alleluia, quanto è meraviglioso, Marianna, abbiamo visto le indicazioni del Signore, dello Spirito Santo. Che cosa fa lo Spirito Santo quando parla ai nostri cuori? È incredibile, perché lo Spirito Santo ci detta precisamente quello che dobbiamo fare. Forse stiamo vivendo la difficoltà, assediati da ogni dunque, e sono molti gli avversari che sono intorno a noi, ma noi ci fidiamo del Signore. Questa fiducia ci fa sintetizzare, concretizzare dei comandi precisi da parte del Signore. Lo Spirito Santo ci comunica esattamente come fece ad Anania quando disse: vai da Paolo, disse anche la strada, il numero civico. Qualcosa di straordinario. Lo Spirito Santo è preciso. Non importa se tu sei in una difficoltà particolare e non riesci più a comprendere, sei distratta, sei distratto, ti senti confuso, fermati. Se lo Spirito Santo viene in te, tu sai benissimo cosa fare. Forse devi ragionare sulle forze con cui farlo, ma almeno tu hai chiaro quello che devi fare, perché lo Spirito Santo te lo dice, non ti lascia abbandonato. Il Signore sta aspettando che tu gridi a Lui in questa tempesta, perché Egli si vuole svegliare e vuole intervenire sulla tempesta. Questo è quello che dobbiamo fare questa mattina insieme. Sentiamo un fuoco particolare, lo abbiamo già sentito prima di iniziare, non riuscivamo ad iniziare la diretta perché nella nostra preghiera il Signore è sceso in modo potente, e quello che vuole fare nella tua vita in questa mattina è proprio questo: vuole intervenire in modo potente, vuole col suo Spirito Santo darti le indicazioni e, alleluia, spezzare ogni strategia che in questo momento il nemico sta attuando per vederti morto. Lascia perdere il padre della menzogna, non si sarebbe mai chiamato padre se non avesse avuto dei figli. E spesso i figli del menzognero tu ce li hai proprio accanto e continuamente ti accusano e ti accusano perché sono figli, ma non di Dio, di un altro padre. Noi invochiamo il nostro Signore, Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Io voglio fare la tua volontà, il tuo regno sia stabilito nella mia vita,
dentro di me ci sia potentemente il tuo spirito che si muove come una dinamite che agisce. Padre, intervieni nella nostra vita in modo potente e facci vedere sconfitte tutte le macchinazioni del nemico. Noi ti stiamo già lodando e stiamo già sentendo il tuo intervento nella nostra vita. Grazie perché siete in tanti che state scrivendo, state veramente intasando la nostra chat. Noi siamo felici di questo, ma siamo convinti anche che è lo Spirito Santo che vuole prendere il comando della tua vita, e questo potrà portare beneficio soltanto se tu concedi nel nome di Gesù al Signore di intervenire nella tua vita. Lascia stare il motivo per cui ti trovi in questa difficoltà, invocalo. Egli lo sa, sì, lo sa, confesserai, stai già confessando, lascia perdere il motivo per cui sei in questo problema, invocalo, invoca il Signore che vuole intervenire. Alleluia, in questo momento particolare, gloria al nome del Signore. Alleluia. Grazie Padre, alleluia. Il nostro Dio è meraviglioso, è potente, è un potente che salva, è un guerriero. E non ci dobbiamo dimenticare che il nemico fa la voce grossa e cerca di spaventarci, perché lui ha un'intenzione. Come Dio ha l'intenzione di portarci a regnare con lui per l'eternità, il nemico ha l'intenzione apposta, e ce lo dice proprio il versetto poco prima. Infatti dice così, leggo mezzo versetto. A quale fai riferimento? Il versetto 11, il versetto prima. Sì. Eccoli che ora ci ricompensano venendo a scacciarci dall'eredità in cui tu ci hai dato in possesso. Quindi praticamente che cosa sta dicendo il popolo al Signore? Ci danno la ricompensa. Perché? Perché il Signore li ha salvati la vita, non li ha distrutti. E dice, ora ci danno pure la ricompensa. Quante persone hanno ricevuto anche il bene da noi e poi ci hanno ripagato con il male? E quindi ecco che si presentano da Dio e dicono, ora ci stanno pure dando la ricompensa, non soltanto non sono stati distrutti, ma ora vogliono anche toglierci dall'eredità che tu ci hai data. Non permettere che il nemico ti tolga l'eredità, non lo permettere, combatti per quello che il Signore ti ha dato, e non soltanto l'eredità eterna, anche quello che il Signore ti ha dato su questa terra. Forse il Signore ti ha dato un ministero, una chiamata, una benedizione particolare, non permettere che il nemico te la tolga, perché lui è intenzionato a farlo, ma noi vogliamo con tutti noi stessi presentarci al Signore e dire, Signore, ne abbiamo gli occhi su di te, proprio come questo versetto dice, gli occhi su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Quindi noi vogliamo credere con tutto il cuore che il nostro Dio è dalla nostra parte. Se noi viviamo in Cristo, nascosti in Cristo, il nemico sicuramente non può venire contro di noi. Ma non ci dimentichiamo, tornando sempre alla battaglia, che il Signore, come diceva anche Michele, le ha accennato prima, non ci fa usare le armi del nemico per combattere il nemico. Noi useremo le armi celesti. Quindi il Signore ci darà delle armi diverse. Quindi non ti abbassare a prendere le armi del nemico per combatterlo con le sue stesse armi. Se qualcuno ti sta facendo del male in un modo, tu non ricambiarlo facendolo del male allo stesso modo. Se qualcuno sta parlando di te, tu non fare lo stesso modo parlando di lui. Se qualcuno vuole distruggerti, tu non fare allo stesso modo. Lascia che Dio ti difenda. Lascia che Dio faccia appunto un'imboscata per te, mentre che tu lo lodi. Lascia che il Signore combatti per te mentre tu riposi alla sua presenza. Lascia che il Signore sia accanto a te e consoli il tuo cuore e ti dia ancora delle parole, proprio mentre tu stai confidando con Lui. Sapete, tante volte quando noi siamo affaccendati a fare troppe cose e quando le battaglie le vogliamo fare noi, anche le nostre orecchie si chiudono e non sentiamo più qual è il consiglio della parola di Dio. Invece vogliamo chiedere al Signore stamattina, Signore, in questa grande battaglia io voglio restare lucida nel nome di Gesù, e fammi riflettere bene quello che devo fare. Voglio ascoltare la voce e il suggerimento che viene da te. Non è sempre facile affrontare le battaglie. Questo popolo aveva paura, aveva timore, era veramente preso da timore vedendo quella moltitudine che gli andava incontro. Non è facile. Ora noi non stiamo dicendo che è facile affrontare le battaglie, e tutti quelli che affrontano delle battaglie possono dire non è facile, perché noi siamo umani. Ma noi, proprio perché non è facile, vogliamo lasciare fare la battaglia a quello più potente. Proprio perché non abbiamo forze, vogliamo arrenderci e lasciar fare a quello che ha forze. Se noi ci mettiamo sempre in mezzo, allora il Signore non potrà
toglierci di mezzo, perché egli ci rispetta in un modo straordinario e profondo. Allora noi stamattina vogliamo dire: Signore, aiutaci a comprendere, ad attuare le strategie. E ancora una volta, ne abbiamo già parlato del digiuno, abbiamo già parlato della consacrazione, e forse tu stai passando un momento difficile che tu lo devi affrontare con col digiuno e la preghiera. Ti devi consacrare di più, devi lasciare che il Signore fortifichi la tua vita, devi lasciare fuori ogni distrazione affinché il Signore possa parlare al tuo cuore. Lo sai che il Signore ha parlato ai cuori delle persone quando hanno attraversato il deserto, perché non c'era il rumore di quello che era intorno a loro, perché non c'era il frastuono della vita. Allora il Signore tante volte permette anche che noi passiamo per un deserto, perché Egli vuole sussurrare al nostro cuore parole d'amore, vuole farci comprendere che tutto ha uno scopo. Quindi se tu stai passando un momento particolare, probabilmente il Signore vuole cambiare, vuole formare il tuo carattere, vuole smussare quelle parti del tuo carattere che anche a te non piacciono. Quante volte ci diciamo da soli: non mi piaccio in quest'area, e forse il Signore proprio quell'area sta lavorando attraverso le nostre tempeste. E tutto quello che accade nella nostra vita, in tutto quello che accade, noi vogliamo vedere Gesù, vedere Gesù. In mezzo a quella folla c'era qualcuno che vedeva Gesù e si è trascinato fino a toccare il lembo. Eppure era bassa, era una donna da flusso di sangue, che non aveva più forze, era una donna che camminava quasi di nascosto, perché comunque era una donna considerata impura. Eppure in mezzo a quella folla quella donna ha raggiunto il lembo della veste di Gesù, al punto che Gesù ha detto: virtù sono uscite da me, perché c'erano molti che toccavano Gesù, ma non lo toccavano per ricevere da lui, lo toccavano solo per curiosità, oppure lo toccavano attraverso la religione, lo toccavano attraverso delle convinzioni mentali. Ma una sola donna ha toccato Gesù al punto di lasciare, di far uscire da Gesù stesso delle virtù. E noi stamattina vogliamo dire: Signore, io ti voglio toccare con fede, che non sia un tocco così che poi dopo non porta frutto, ma io ti voglio toccare con fede, voglio prendere questa parola. Questo significa toccare con fede. Se il Signore stamattina ti ha detto come devi lottare, tu tocca con fede e prendi con fede il lembo della veste di Gesù e fai questa lotta come il Signore ti sta indicando di fare. E solo allora vedrai la potenza che entrerà nella tua vita, solo allora vedrai Dio agire, e solo allora il nemico indietreggerà e sarà sconfitto. Alleluia. Nel nome di Gesù. Abbiamo già vinto. Alleluia. E noi abbiamo vinto. Amen. Possiamo dire la vittoria nostra nel nome di Gesù. Abbiamo già vinto, Marianna. C'è una parola che sento nel cuore che voglio dirti. Quando Davide ha dovuto affrontare questo grande gigante, si chiama Goliath, poi lo ha sconfitto con l'aiuto del Signore. Leggete la storia, tutti la conosciamo alle scuole domenicali, ma anche chi non ha dimestichezza con la Bibbia la conosce. Eppure tante volte noi diciamo e affrontiamo quando una situazione è molto grande, e noi vogliamo affrontare una situazione molto grande, lo stiamo facendo con il Signore, diciamo: sì, vabbè, è Davide contro Golia. Tante volte anche ci è capitato, per esempio anche giornalisticamente, quando un piccolo un privato, un uomo che ha avuto una difficoltà forse con una grande banca, si è messo a fare causa, ha fatto risonanza mediatica, e tutti hanno detto: sì, vabbè, ma è un Davide contro Golia, perché la banca ha un potere economico incredibile. Ma molti dimenticano che Davide ha vinto Golia. Per quanto grande sia il tuo Golia, se tu sei il Davide che sta combattendo, sei destinato a vincere, perché in te c'è già la vittoria. Tante volte noi dimentichiamo che stiamo parlando di una battaglia, che stiamo combattendo questa mattina. Il Signore dice: non ti dimenticare che questa battaglia che tu vincerai con il mio aiuto ti consentirà una conquista. Noi dimentichiamo, noi pensiamo che dobbiamo combattere, Marianna, perché poi dobbiamo restare vivi, o dobbiamo restare e conservare uno status, o restare ritti in qualche modo. No, queste non sono strategie che appartengono a noi e che possiamo inserire nel nostro comprensorio umano. No, queste sono battaglie spirituali, e il Signore ti sta dicendo che se in questo momento tu resisti con lo Spirito, indossando l'armatura che proviene dallo Spirito Santo, tu resisterai questa battaglia, la vincerai, e dopo aver vinto, grazie ai calzari indossati, tu conquisterai, avrai la conquista.
Tu stai per vincere, non pensare alla fatica della battaglia, pensa alla gloriosa vittoria che hai dinanzi, non pensare alla difficoltà, al sudore che in questo momento forse spiritualmente sta uscendo dal tuo capo, in questo momento pensa, intravedi, è la fede questa o no? Intravedere già l'opera di Dio, è questa la fede, vivi già nella conquista che stai per vivere e per vedere dopo questa battaglia, vivi già immaginando la testa del tuo Goliath tra le mani, vivi già considerando la vittoria perché in Cristo hai già vinto, egli ha già vinto questa battaglia. Alleluia. Ringraziamo il Signore perché egli vuole donare decine, centinaia, migliaia di battaglie, alleluia, sulle malattie che ci stanno affrontando e che ci stanno affliggendo, che ci stanno in questo momento toccando in modo particolare, e noi li vediamo come giganti e diciamo, ah, questa montagna, ah, questo Golia, è vero o non è vero che se basta un briciolo grande quanto un granello di senape di fede per dire a questa montagna spostati e buttati via, per dire a questo gigante ma dov'hai? Io ho già vinto perché contro di te sta combattendo colui che ha già vinto, per dire a questo nemico sul campo di battaglia il tuo territorio di ora sarà il mio, perché io sto uccidendoti nel nome di Gesù, strategia del demonio, vai via dalla mia vita perché io conquisterò questo campo, questo terreno. Il popolo di Dio è un popolo di conquistatori, non è affatto un popolo inerme al centro della battaglia. Noi dobbiamo conquistare, alleluia, le benedizioni e le promesse che Dio ha rivolto alla nostra vita, esattamente come il popolo di Israele che doveva conquistare le città. Quella era la terra promessa o no? Era la terra promessa, potevano trovare tutte le città già debellate e già conquistate nel nome di Gesù. Il Signore poteva farlo, ha fatto grandi cose per il popolo di Israele, e invece no, in quella terra promessa il popolo tutto si è dovuto organizzare in termini di obbedienza per conquistare quelle città, non in termini di forza, in termini di obbedienza. Quindi oggi il Signore ti sta dicendo, ti ordino di obbedirmi a ricevere l'armatura dello Spirito, perché questa battaglia tu la vincerai, Gesù già ha vinto. E dopo questa vittoria tu hai conquistato un altro spazio nelle benedizioni, riceverai una nuova dimensione di rapporto e di relazione con il Signore che ti vedrà vincere ancora altre battaglie. Ricordiamoci, siamo in battaglia, ma non abbiamo vinto. Non abbiamo perso, stiamo vincendo, abbiamo già vinto. Alleluia. Questa è una convinzione che deve mettere lo Spirito Santo in te. Se credi nel nome potente di colui che ha già vinto, alleluia, ancora questa mattina potrai sperimentarlo. Gloria al nome del Signore. Alleluia. E se qualcuno si sta chiedendo perché il Signore permette le battaglie, per farti comprendere il valore di quello che stai conquistando. Amen. Anche Amen. Noi con i nostri figli dobbiamo Amen. Tante volte fargli conquistare, no, delle Amen. Cose, perché altrimenti anche qualcosa di prezioso lo lasciano in giro, abbandonato. E noi restiamo lì dopo aver fatto un sacco di sacrifici, magari per comprare quell'oggetto, ecco che i nostri figli l'abbandonano. Quindi noi con l'esperienza abbiamo compreso che anche i figli devono capire il valore di quello che ricevono. Dio, che è straordinario, un Dio onnisciente, conosce benissimo il nostro modo di essere, Alleluia. A volte permette certe battaglie per farci capire che cosa stiamo conquistando, il valore della conquista. Quindi oggi noi vogliamo dire sì Signore, aiutami ad essere più consapevole, a comprendere che realmente quello che tu mi hai dato di conquistare ha un grande valore. Oltretutto Dio non ci vuole vedere delle persone pigre, ma ci vuole mantenere attivi. I figli di Dio non sono pigri, quindi noi vogliamo anche chiedere al Signore, Signore, se invece qualche forma di pigrizia, nel nome di Gesù Padre io ti chiedo di sconfiggerla, perché io voglio essere un guerriero, un soldato sempre attento, una sentinella sempre pronta, e voglio avanzare per conquistare. Quindi se stamattina ci sono dei nemici che vengono contro di te, non ti dimenticare che Dio ti sta dicendo la battaglia non è tua, però ti sta chiedendo di presentarti e di camminare, di marciare contro il nemico, proprio come Davide Amen. Fece con il suo Golia, che quando Davvero. Arrivò sul posto corse verso Golia, Amen. Che aveva precedentemente corso verso Davide. Quindi Golia corre verso Davide, Davide corre verso Golia. Quindi noi non vogliamo indietreggiare, perché sappiamo Amen. Che dalla nostra parte c'è colui che combatte le nostre battaglie. E stamattina Michele, Alleluia. Che Dio ti guidi, e preghiamo per tutte le battaglie di quelli che ci stanno seguendo. Se tu stai seguendo e stai vivendo una battaglia molto dura nella tua vita, forse
ti stai quasi quasi per arrendere. Lo Spirito Santo stamattina ti ha parlato in un modo potente perché vuole che tu non ti arrenda, ma che ti presenti alla battaglia e che cominci a lodare. Ti ha dato delle indicazioni, lo Spirito ha personalizzato nella tua vita delle parole, ti ha dato delle indicazioni precise. Ascoltale, fai quello che il Signore ti dice. Il Signore non abbandona nessuno, sicuramente ti avrà detto cosa devi fare. E se anche tu stamattina vuoi la benedizione e vuoi che Dio ancora continui a ministrare al tuo cuore, prega insieme a noi. Prega insieme a Michele. Michele ora leggerà qualche richiesta di preghiera. La leggerò in preghiera, mentre pregherò. Ok, mentre prega leggerà. Benissimo. Quindi Dio ti guidi e pregate con noi. È un momento solenne. Non è un momento giusto per pregare. Non è liturgia. Noi stiamo veramente invocando il Dio degli eserciti. Noi siamo veramente alla presenza di Dio. Egli sta con battendo per noi e noi vogliamo accostarci a Lui con tutto il nostro cuore. Prega con noi. Amen. Alleluia. Padre, noi ti ringraziamo in questo giorno e veniamo a te per il sangue prezioso di Gesù Cristo, il quale ha provveduto a farci indossare una corazza fatta di giustizia, e questa giustizia sta respingendo tutti i colpi che il nemico ci sta inferendo addosso e ci vuole vedere morto. Padre, questa giustizia, questa corazza di giustizia sta proteggendo tutti gli organi vitali del nostro, della nostra vita, tutta quanta la nostra vita, la tua presenza, perché il nemico vuole arrivare proprio a conficcare la sua freccia negli organi vitali per vederci morti a terra. Ma noi vogliamo in questo giorno dichiarare la giustizia del tuo figliolo Gesù Cristo, e attraverso questa giustizia, Padre, noi ci avvaliamo della nostra posizione di figli tuoi e dichiariamo con tutto il nostro cuore che tu sei il nostro Dio, che hai già vinto questa battaglia, che hai già vinto questa guerra, che hai già spezzato e ha messo in fuga i nemici davanti a noi, che questo nome, che si possa chiamare cancro, che si possa chiamare maldicenza, che si possa chiamare femminicidio, che si possa chiamare violenza, che si possa chiamare terrore, che si possa chiamare dominio, che si possa chiamare ingiustizia, che si possa chiamare tranello, che si possa chiamare maldicenza e sospetto, nel nome di Gesù li mettiamo in fuga davanti a te, perché questi sono nemici che hanno già perso nella nostra vita. Signore, noi siamo limitati, sì, se osserviamo a noi, ma se ci guardiamo negli occhi del tuo figliolo di Gesù, Signore, oh Padre Santo, noi siamo meravigliosamente tuoi figli santi, protetti e capaci di fare grandi cose in te. Questa autorità noi la prendiamo in questo momento per scacciare via ogni stranello del nemico sulla vita nostra e dei nostri carissimi amici che in questo momento ci stanno chiedendo preghiera. Faccio solo alcuni nomi, come Anna Maria, Piero, Daniela, Raimondo. Oh Signore, ti chiediamo di intervenire nel nome di Gesù in queste vite che forse sono assediate da questi attacchi tremendi che il nemico ha messo in campo, ma noi nel nome prezioso di Gesù ti chiediamo di intervenire, di stendere la tua mano e di mettere in fuga questi nemici. Oh Signore, grazie, perché le conquiste che tu darai a questi cuori, a noi tutti che stiamo invocando il tuo nome, dichiarando la tua signoria sulla nostra vita, la conquista che tu ci consentirai di vivere, ci farà avere il capo ancora più alto alla tua presenza e ci farà avere maggiore autorità sugli altri attacchi del nemico. Per troppi anni, per troppi mesi, per troppi giorni questo Golia sta gridando, ha intimorito sin anche la tua chiesa. Oh Signore, rendici dei Davide che possano intravedere la potenza tua già vedendo la testa di Golia sgozzata, perché noi abbiamo già vinto, perché Cristo che è in noi ha già vinto, lo Spirito Santo che è in noi, che è Cristo, che è il Padre, ha vinto in croce, morendo sulla morte, è morto sulla morte perché lui ci ha reso vivi. Oh Signore, noi non interessa la morte di questo corpo lascia il tempo che trova, noi abbiamo già vinto perché stiamo vivendo e vincendo in te nell'eternità. Grazie Signore, perché la tua potenza si manifesterà ora nel nome prezioso di Gesù, perché per lui che veniamo a te e in lui solo adottiamo questa autorità sul male, in lui solo che è benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Grazie Signore. Alleluia. Grazie Padre. Amen. Alleluia. Grazie Signore.
Wow, che momento meraviglioso, Signore, la presenza del Signore. È accanto ai nostri amici in questo Gloria momento a Dio. Che lo stanno invocando. Gloria a te. Bene, molto velocemente vi diamo appuntamento con i nostri con le nostre dirette di oggi, che come abbiamo già detto in apertura, Marianna, sono importanti e stavamo attendendo, mi sto riferendo allo spazio della staffetta di preghiera. Ma prima di arrivare alla staffetta di preghiera, alle 10.30, tra qualche minuto, c'è la voce del pastore con il pastore Cataldo Petrone per la visita mattutina, di tutte le mattine la visita pastorale. Poi alle 12 vi aspetto con la presentazione di un figlio di Dio, il quale è considerato un po' per la nostra Italia il fratello Ponte. Perché? Perché è il rappresentante verso l'estero di diverse attività che sono a sostegno di varie aree della società, come per esempio i militari, come per esempio il sostegno contro i suicidi e tutta una serie di attività che lui ci spiegherà. Mi sto riferendo al nostro carissimo fratello François, che avremo in collegamento con noi da Roma e col quale potremo scoprire grandi cose. Poi alle ore 14 abbiamo ancora lo spazio rosa di Donne di Fede. Quest'oggi... Pregare con successo, quindi oggi vedremo come bisogna pregare. Con noi sarà in collegamento Cristina Ricci. Vi aspettiamo oggi. Se avete delle richieste da fare, delle richieste di preghiera da fare, ma se avete anche delle domande, potete scriverle e noi oggi, con l'aiuto di Dio, vi risponderemo. E come detto già in apertura, alle 16 inizia il nostro spazio diretta con la staffetta di preghiera, cioè dalle 16 alle 22, pensate un po', ogni 15 minuti si alterna un fratello diverso, collegato da un diverso luogo e prega in diretta per delle richieste specifiche. Il Signore guiderà questo spazio proprio a sostegno di questa battaglia che stiamo combattendo, ognuno nel suo intimo, ognuno nella sua intensità, ma tutti insieme con la stessa armatura, Marianna, uniformati alla presenza del Signore, vinceremo. Ancora vedremo la vittoria su questa battaglia, vedrai la vittoria e noi potremo testimoniare. Tutto per oggi, possiamo darvi appuntamento a domani e Dio piacendo con un nuovo spazio in diretta alle 9.30 qui sempre sul vostro canale Cristiano Parole di Vita. È in replica oggi subito dopo Review. Se conosci qualcuno che ha bisogno di una parola di incoraggiamento come quella di stamattina, perché sta passando un momento, una battaglia particolare, condividila, fai questo regalo a questa persona che deve ricevere una parola potente da parte del Signore. Alleluia. Dio vi benedica, ci vediamo domani mattina alle 9.30. Pace, shalom. Pace a tutti.